Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Oggi ho deciso di riciclare un po' di cotone che avevo già utilizzato per altri lavori e una chiusura lampo. Che cosa faremo con questo progetto? Andremo a creare un astuccio molto carino che può essere utilizzato per le bimbe a scuola. L'occorrente è un uncinetto numero 3,5 filato che già avete utilizzato e che potrete così consumare. E una chiusura lampo di 21-22 cm, se lo volete più grande, chiusura lampo un po' più grande. Partiremo con semplicemente con le catenelle di base e saranno tutti punti a mezza maglia alta. I colori che io avevo disponibili erano questi, molto estivi e colorati. Allora, partiamo subito. Allora, incominceremo con 35 catenelle che più o meno corrispondono alla larghezza della chiusura lampo, ma non tutta. La lavorazione sarà in tondo, quindi inizieremo con queste 35 catenelle, poi alternando i colori a nostro piacimento. Quindi a questo punto iniziamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continuiamo così fino a 35 catenelle. Allora sono 31, 32, 33, 34 e 35. Ecco qua. Più o meno, guardate, abbiamo la dimensione della chiusura lampo, perché poi lavorando in tondo ancora un po' crescerà di lunghezza. Ok, arrivato a questo punto giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto base e nel secondo iniziamo a lavorare una mezza maglia alta. Mezza maglia alta significa che tiro dentro tutte le maglie in una sola volta, in una sola asola. Farò questo fino alla fine. Vedete? Quindi continuiamo così fino al termine delle nostre 34 catenelle, perché una ci è servita per girare, per poter girare il lavoro. Arrivati nell'ultimo punto, lavorerò 3 maglie alte tutte insieme nello stesso punto. La prima, queste mi aiuteranno a girare il lavoro, la seconda e la terza. Poi riprenderò nel lato opposto a lavorare di nuovo tutti i miei punti come abbiamo fatto per il giro davanti. Vedete, a questo punto io sono nel di sotto dei punti di base, guardate, sono qui. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine dell'ultimo punto. Ci vediamo tra poco. Arrivati nell'ultimo punto, anche qui lavorerò 3 mezze maglie alte come abbiamo fatto per l'altro capo del lavoro e 3. Siamo giunti all'inizio, ora da questo momento in poi non aumenterò più e il lavoro inizierà a salire. Quindi vado nel punto iniziale, lavoro una maglia alta, 1, secondo punto maglia alta e completo il giro fino ad arrivare poi di nuovo al punto di partenza. 3, 4, 5. Completate così fino ad arrivare di nuovo a questo punto qua. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, siamo ritornati al punto di partenza, quindi ho lavorato per ogni punto una mezza maglia alta e arrivato a questo punto io sono al mio secondo giro, vedete, 1, 2. Per comodità io ho deciso di fare 3 giri di ogni colore, quindi farò il terzo con il rosso e poi dopo inizieremo con gli altri colori, abbineremo i colori opposti, quindi l'arancione e il giallo. Vedete, man mano già si sta inarcando, diventa quasi una barchetta, vedete? Ora man mano che lavoreremo assumerà sempre di più questa forma a barchetta. Quindi completiamo quest'ultimo giro e ci rivedremo di nuovo qui alla fine del terzo giro. Eccoci qua,
siamo di nuovo alla fine, completo gli ultimi punti con il colore rosso e poi inizierò con il secondo colore, che per me nel mio caso è l'arancione, questo qui, ultimo punto, e si parte poi con l'altro colore. Io non amo tagliare il filo ogni volta che cambio il colore, questo lo faccio sempre anche quando utilizzo i ferri, non mi piace tanto staccarlo, lo vedo più ordinato mantenerlo poi all'interno della lavorazione stessa. Quindi a questo punto io prendo il mio filo di colore arancione, voi quello che avete disponibile, mi posiziono qui, quindi io dovrò lavorare questa catenella con il colore opposto. Invece di prendere il filo rosso, prendo il filo di mio bello arancione zucca, ecco qua, e una, e continuo così ora sempre per tre giri, perché abbiamo detto che alterneremo tre giri ogni colore per ogni volta che cambieremo il colore. Dopo toccherà il colore giallo. Al termine del primo giro io comunque cercherò di fare, vedete qua, farò comunque un nodino, lo facciamo pure così ve lo faccio vedere, è un nodino di sicurezza che normalmente faccio per non far sfilare le cose, soprattutto se poi ho ad indossare, oppure a, in questo caso questo astuccio potrebbe andare a mia figlia con i suoi pastelli, è meglio rendere le cose sempre un po' più rigide, perché i bambini sono sempre molto molto vivaci. Vedete? È iniziata così la lavorazione con l'arancione. Ci vedremo alla fine del terzo giro, quindi ci ritroveremo qui. A dopo. Quando sto per iniziare il secondo giro, cosa faccio? Come ho fatto per il filo d'inizio, mi posiziono la codina, la codina iniziale sopra alle catenelle, vedete, ai punti di base, scusate. A questo punto io già nascondo questa codina qui, la nascondo all'interno delle maglie e dopo non dovrò fare altro tipo di lavorazione con l'ago per poter nascondere la codina iniziale, vedete? Man mano va incorporata dentro alla lavorazione. Continuate così fino al terzo giro. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, arrivate alla fine del terzo giro. Ora toccherà al mio colore preferito, il giallo. Quindi abbiamo ancora l'arancione e il rosso legato alla lavorazione. Come per prima, facciamo la stessa cosa ora. Non tagliamo il filo, ma prendiamo il cotone e continuiamo a lavorare i nostri tre giri. Faremo così l'alternanza dei colori fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. Ci vediamo al termine del lavoro. Allora, eccoci qua, sono giunta al termine del mio ultimo giro col giallo. In pratica ho alternato due gruppi, vedete, rosso, arancione, giallo, rosso, arancione, giallo. Sono arrivata a questa altezza che è di una pochette, diciamo, un po' più grandicella, perché la volevo un po' più capiente. Siamo sui 12 cm quasi. Ora cosa mi tocca fare? Taglierò tutte le mie codine, tutti i miei fili di giunzione e andremo poi a cucire insieme la nostra chiusura lampo. Ok, iniziamo a tagliare le codine. Ecco qua, fatto ciò, ora che faccio? Giro un attimo il lavoro e nasconderò tutte le mie codine di più, vedete? Queste erano degli altri fili che avevamo lasciati. Mi aiuto con un ago da lana, lo faccio passare nelle altre maglie e così facendo avrò nascosto le codine iniziali, magari facendo anche un piccolo nodino che non fa mai male. Ok, se il filo è troppo lo possiamo tranquillamente poi tagliare un po', e farò questo per tutti e tre i filini. Ci vediamo alla fine del lavoro. Allora, nascoste le codine, ora dovrò andare a cucire nell'interno la mia chiusura lampo. Semplicemente, com'è a dritto, vedete, io sto lavorando sul dritto del lavoro, l'inserirò all'interno dello spazio, mi aiuto con un ago normale per cucire e del nylon trasparente. Ok, quindi andrò a fissare i primi punti e cercherò di cucirla bordo bordo. Ok, il nylon essendo trasparente ci permette di vedere quello che stiamo noi facendo. Poi stessa cosa la ripeterò con l'altro lato, magari
se vedete che viene troppo larga, non lo so, e qui sotto qua si muove troppo, potete fare un altro passaggio di cucito. Ok, quindi continuiamo a cucire tutto questo lato e ci rivedremo al lato opposto. Eccomi qua, a questo punto io ho già fatto il primo giro di cucitura, ne farò un altro per essere più sicura. Vedete? Continuerò così fino alla fine e poi attaccheremo con quest'altra parte. A tra poco. Allora, eccoci qua. Ora per cucire l'altra parte basterà semplicemente aprire la chiusura lampo, reinserirla all'interno, la fissiamo piano piano e sempre con il nostro filato trasparente andremo a cucire. Vedete, perché col filato trasparente, chi è imbranato come me con le cuciture, non si vede nulla, viene bello nascosto con il nylon. Ok, continuiamo quindi anche di qua due giri di cucitura e ci vediamo alla fine. Arrivati al termine della seconda parte di cucitura, cosa faccio? Per chiudere quest'asola qui, io giro il lavoro e a cavallo le due parti della chiusura lampo e le cucio insieme, così il buchino qui risulterà chiuso, cosa che non farò dall'altro lato perché voglio che mantenga tutta l'apertura, quindi anche questo pochino mi fa piacere averlo, altrimenti se a voi non va, stesso sistema, si piega in due, si mantiene aperto, così facendo si piega in due, si gira e si cuce insieme e viene bello chiuso. Io preferisco averlo ampio. Allora, continuo ancora un attimo col secondo passaggio di cucitura e ci vediamo tra poco. Ecco qua, cucito il tutto, la nostra bustina è tranquillamente apribile, molto capiente. Qui potremo tranquillamente ora inserire forbici, magari i nostri attrezzi da lavoro, oppure colori per i bimbi, o visto che c'è la bella stagione in giro, potremo tranquillamente portarla a mare con noi, visto i colori talmente vivaci. Io per abbellirla ancora un po' ho deciso di fare due fiorellini piccolini che andrò a cucire, uno qui ed uno qui. Ecco fatto. Se questo tutorial vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un like e di visitare come sempre la nostra pagina Facebook Handmade with Love, e per ogni informazione o istruzioni in merito contattateci pure. Vi ringrazio per la partecipazione, a presto!